Questo bilavoro privato ha indetto oggi le prime 4 ore di sciopero aziendale in concomitanza con lo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro. Lo sciopero nazionale, come vedete, però non, da parte dei sindacati confederali non ci sono iniziative, siamo qui da soli al presidio. Ma questo soprattutto perché i sindacati confederali non hanno inviato nessuna proposta di rinnovo nel contratto nazionale, mentre noi già da tempo abbiamo inviato una piattaforma molto dettagliata che ha lo scopo di ripristinare delle tutele che sono state tolte proprio col rinnovo dei contratti nazionali degli ultimi 20 anni e di colmare dei vuoti normativi che permettono alle aziende, anche poi a livello provinciale, di sostenere i lavoratori in un certo qual modo sotto ricatto, proprio perché le normative non sono mai chiare. Ad esempio, noi vogliamo che si ritorni alle 35, che si applicano le 35 ore di lavoro a livello nazionale, vogliamo che si ritorni alla media dell'orario di lavoro a 7 settimane, come era una volta, e non a 26 settimane, vogliamo che venga messa la malattia professionale, che non esiste per la nostra categoria, che è una cosa molto grave. Attualmente in azienda ci sono diversi lavoratori che non sono idonei più alla mansione, dove l'azienda non sa dove metterla e vengono lasciati a casa anche senza retribuzione. A livello aziendale noi siamo fermi ormai da anni perché, come abbiamo detto e ripetuto più volte, non c'è nessuna intenzione da parte dell'azienda di armonizzare i tre bacini. Quindi adesso si sta discutendo del contratto degli assunti post 2012, però ha solo scopo di sottoscrivere un accordo che peggiorerà la situazione di tutti, vecchi e nuovi assunti, perché la vertenza, ad esempio, riguarda anche i turni di lavoro. Noi abbiamo una normativa che è ferma dal 2008, che non viene più rinnovata. Abbiamo turni disagiati che non prevedono l'orario del pasto sull'urbano, con un nastro lavorativo che arriva fino a 14 ore, dei turni che non permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che comportano numerose patologie, non solo muscolo-scheletriche, ma anche di disagi come disturbi alimentari, disturbi del sonno, perché si finisce alle 9 di sera, si riprende il giorno dopo alle 6, poi c'è un turno magari di 14 ore, un giorno mangi alle 11, un giorno alle 30, alle 13, l'altro giorno non riesci proprio a mangiare. Quindi i lavoratori, al di là delle tutele economiche, vogliono delle tutele riguardo lo stile di vita che al momento non è garantito. Resta il fatto poi che noi chiediamo che tutti i lavoratori vengano messi su un unico piano, quindi stessi diritti, stesse tutele per tutti e stesso salario, senza alcuna discriminazione. In questo momento in Z si stanno incontrando i sindacati che trattano un tasto molto molto delicato, è quello della normativa e salario per i nuovi assunti, che io però dico, dopo 10 anni non si possono chiamare più nuovi assunti, dopo 10 anni dovrebbero avere un unico contratto da Modena a Piacenza e armonizzato per tutte e tre le province. Oggi invece ci ritroviamo un ennesimo contratto differenziato. E non solo per le tre province, differenziata anche tra i vari lavoratori. E questa discriminazione in sede deve finire. Sostanzialmente 2 anni che ci si ritrova qui in questi anche presidi per parlare di richiesta rispetto ad una mancata armonizzazione. Sono passati anche 2 presidenti, ma non è cambiato nulla. Sono passati tre presidenti per l'armonizzazione. Erano partiti con il piede giusto, ma purtroppo si sono arenati per i vari interessi. Delle varie, perché sono rimaste comunque tre aziende differenziate e non vogliono che questo accada, che diventa una sola azienda, vera una sola azienda SETA per tutte e tre i bacini. Ognuno si arrocca sul posto suo della provincia, tenendo i suoi permessi, tenendo le sue ore di lavoro. Se qua si lavora a 39 ore e sul Reggio già si lavora a 36, ci sono già 3 ore di differenza settimanale tra un bacino e l'altro. Questa discriminazione deve finire. Siamo stufi, adesso ci deve essere uno scatto d'orgoglio di tutti i lavoratori, oggi sembra che sia, e per togliere proprio questo e riallineare
il salario e la normativa per tutti i lavoratori. Ma questo non sarebbe un po' contrario anche a livello di competitività rispetto alle gare europee nel momento in cui saranno fatte per la gestione del servizio? Quello dell'armonizzazione è un elemento di competitività. Perché da parte vostra non c'è questa volontà di giungere a una conclusione? La volontà non c'è da parte dell'azienda, però io dico, un'azienda forte ha un personale contento e forte, tutti quanti uniti per un solo obiettivo. Qua invece si continua a disgregare proprio tra un reparto e l'altro, tra una provincia e l'altra, tra nuovi e vecchi assunti, dopo che ci sono già 3 contratti in essere che non sono stati mai armonizzati, ne facciamo ancora altri 3 diversi, quindi passiamo da 3 a 6 contratti diversificati su 3 territori diversi. Non sappiamo veramente l'obiettivo di questa azienda, dov'è che vuole arrivare.